Ciao a tutti. Oggi diremo qualcosa sulle corde del violino, come accordarle e diamo anche dei consigli di quali tipi di corde utilizzare ed altro. Allora, le corde del violino sono quattro. E vengono chiamate Mi, La, Re e Sol, che sono poi la loro accordatura. Partendo dalla parte, diciamo, la vostra destra, andando verso la parte sinistra, vengono posizionate le corde. Sulla parte della vostra destra c'è la corda più sottile, la Mi. Poi, dopo è posizionata la prima corda, c'è la seconda corda che è il La, che viene posizionata subito dopo la corda Mi. Dopo, successivamente, la terza corda che viene posizionata dopo la corda La. Andando sempre da destra verso sinistra e poi per ultimo la corda Sol che viene posizionata sulla parte diciamo la vostra sinistra di qua e dalla sinistra alla destra si ha per cui Sol, Re, La e Mi. Allora, le corde del violino vengono posizionate in questo modo. Prima corda, la vostra destra, Mi. Seconda corda, subito dopo la Mi, viene la corda della seconda corda. La terza corda che viene messa dopo la corda del La, che si chiama corda Re, terza corda, e la quarta corda per ultimo, che viene posizionata dopo la corda del Re, andando sempre da destra verso sinistra, dalla vostra destra alla sinistra. Le corde, che tipo di corde mettere? Poi, secondo anche il tipo di violino, se si tratta di violino elettrico o di violino di liuteria, comunque sta di fatto che una buona cordiera è sempre buona averla, perché poi dura anche di più, anche se uno spende inizialmente una cifra più, diciamo costosa, meno economica, però quando si spende in economia vale quello che poi è la corda. Si consumano subito, hanno un cattivo suono dopo poco tempo e allora conviene sempre mettere una cordiera, ma insomma abbastanza buona. Bene, detto questo, come vengono posizionate le corde sul violino, diciamo delle corde, come accordarle, che tipo diciamo di usare se eventualmente delle meccaniche per agevolare l'accordatura. E poi anche come posizionare, come sistemare, diciamo, le corde al pirolo. Allora, io ho questo violino qua, semmai vi faccio vedere con una sola corda come viene. Adesso, allentando il pirolo, allento la corda, cioè la tolgo, togliendo la corda. Vedo
vi dico come posizionarla al pirolo. Allora, questo è il pirolo. Nel pirolo c'è un foro che si vede benissimo, questo foro, dove viene messa l'estremità della corda dentro a questo qua. Però questa viene fatta, questa operazione, nella cavigliera, mettendo il pirolo nella sua sede, ho il forellino e vado a infilare la corda, l'estremità della corda dentro a quel forellino. Allora vedo dove è il forellino. Eccolo lì. La metto dentro la corda, ma adesso è più difficoltoso perché la corda era già stata piegata perché poi rimossa, ma una corda nuova è più dritta e viene più facilmente infilata dentro al forellino. Poi, una volta infilato, incomincio a girare il pirolo. Incomincio a girarlo e si arrotola la corda dentro, attorno al pirolo. Continuo a girare. Ecco qua, e stringo la corda. Poi, per la parte... come posizionare poi la parte iniziale della corda? La corda c'ha un pallino, questo qua. Il pallino, questo non c'ha la meccanica, per cui non posso metterla nella fessurina della meccanica, ma la metto dentro al forellino più grande, dove poi c'ha una. Diciamo un taglio dove viene incastrato poi dentro a questo taglio, ecco qua, viene incastrata dentro al taglio dove viene posizionata in questo modo. Poi, tenendo un po' tirata la corda e arrotolando il pirolo, incomincio a stringere la corda, a tendere la corda. Tendo, adesso diciamo è posizionata dentro alla fessurina, c'è una fessura dove si mette il pallino dentro al forellino, poi si porta un po' su, in modo si incastra nella fessura e il pallino, avendo una sede che è più stretta, viene tenuta dal legno stesso della cordiera. La cordiera è fatta in questo modo. Poi, se ho la meccanica, la incastro dentro alla fessura della meccanica, dove il pallino viene tenuto dalla meccanica stessa. Poi adesso ho una corda che bisogna tirarla per avere la sua accordatura. Poi dopo, facendo attenzione, la metto nella sede del ponticello dove ci sono delle piccole sede dove la corda viene sistemata in modo da avere la distanza giusta fra una corda e l'altra. Poi da fare attenzione sulla prima corda perché la prima corda, essendo molto sottile, potrebbe rovinare il ponticello. Allora si mette una specie di protezione, una guaina, un tubicino che si appoggia al ponticello, dove protegge questa corda, essendo poi sottile, potrebbe dalla sua pressione sul ponticello potrebbe tagliare il ponticello e avere poi
che è una cosa che non va bene, è di fare molta attenzione a questa cosa qua, di mettere che esce insieme alla corda questo tubicino, questo dove si appoggia al ponte. Bene, poi per l'accordatura, come fare l'accordatura? Esistono in commercio parecchi attrezzini di per come accordare il violino. Io ne uso uno mio, così potreste usare qualsiasi tipo, basta che sia un accordatore. Diciamo che per un accordatore buono, e vado a controllare l'accordatura. Ma se questa qua la vedo che non è accordata, allora tiro o allento. Per tirare stringo, giro il piralo se devo girare più secondo l'accordatura. Quando l'accordatore mi dà la nota che il violino ha la sua accordatura, allora mi fermo. E questa operazione da fare è molto importante, perché poi per suonare bisogna comunque avere un rapporto fra una corda e l'altra giusta, perché come abbiamo detto, il violino è accordato da quarte giuste o quinte giuste, a seconda poi se vado verso l'alto o se vado verso il basso, come nota. Allora, se vado verso l'alto, Sol, Re, per cui sto andando verso gli acuti, i suoni acuti, Sol, Re è una quinta, come anche dal Re a La è una quinta giusta, e come da La a Mi è una quinta giusta, per cui Sol, Re, quinta giusta, Re è La quinta giusta, La e Mi quinta giusta. Poi se vado verso il basso, allora ho una quarta giusta, che sarebbe il rivolto della quinta giusta. Quarta giusta è Mi e La, come La è Re, come Re è Sol. Bene, detto questa, l'accordatura con questi attrezzini qua, che possiamo benissimo, ci agevolano molto per l'accordatura, oppure accordare il violino ad orecchio. Orecchio come si fa? Per prima cosa dobbiamo accordare la corda del La. La corda del La l'accordiamo con un diapason, un accordatore questo qua, qualsiasi cosa. Accordiamo il La, questo è già accordato, che già mi dà il verde, è già accordato. Per cui in rapporto a questa nota qua mi accordo anche le altre. Adesso accordo il violino andando ad orecchio, sentendo una quarta giusta o una quinta giusta. Allora, sentite che adesso c'è un po' che la riporto un altro. Vibrazione dove è una ad orecchio, è una quarta giusta. Se vado a controllare se questo qua è un sol veramente, è un pochettino bassa, perché il rapporto fra questa qua era già di non era accordata il re, per cui il rapporto si è rapportata per l'accordatura, diciamo,
che era in quel momento della corda fra l'una e l'altra. Allora, per avere un rapporto giusto, se io qui non ho un La veramente La, intonato a 4,40 Hz, e faccio poi il rapporto fra l'una e l'altra, mi porterò a una intonazione o più bassa o più alta, ma rapportate insieme fra le corde, che vanno bene. Però non posso suonare certo in un'orchestra, perché l'orchestra, se è accordata in 4,40, io non sarò diciamo, nella loro accordatura, nella loro intonazione, e devo per forza intonare bene questa, accordare il La per bene. Ecco qua, adesso non ho un accordatore molto professionale, ma comunque fa il suo lavoro. Ecco qua, questo qua è accordato in La. Ma adesso mi rapporto con questa nota qua con le altre corde. Allora, accordate in La. Questa qua è giù. Faccio poi il rapporto fra una corda e l'altra, che deve avere un rapporto di quarta giusta o di quinta giusta, secondo come la intendiamo. Allora, inizio ad accordare. Sentite? Sentite che il rapporto è giusto. Vibrano bene. Poi mi accordo il rapporto fra la corda del Re e la corda del Sol. Eccola qua, adesso ci siamo. Sol. Bene, più o meno vi ho fatto vedere come accordare il violino, e abbiamo questa l'accordatura che adesso, suonando anche in un'orchestra, siamo tutti accordati con la stessa intonazione, cioè partendo da La a 440 Hz. Bene, penso che più o meno abbiamo detto qualcosina su come accordare il violino e come sostituire anche una corda, e vi rimando poi ai prossimi video, dove diremo altre cose del violino, e in più faremo dei piccoli esercizi, così conosciamo sempre di più questo meraviglioso strumento. Vi ringrazio di aver visto questo video e vi rimando al prossimo video. Ciao a voi tutti!